prenderà il fondo monetario, la banca privata, XY, la banca Bank of China, eccetera, eccetera, si andrà a prendere i cervelli, giustamente quelli si prendono i migliori. Questo guarda, io 30 anni fa io ho lavorato in un'università indiana, Chandigarh, che sarebbe la città di Le Corbusier, città straordinaria. Bene, il campus funzionava con un orologio svizzero in un luogo dove c'era la fame, cioè c'erano i morti per fame, questi bambini morti per fame, un panzone come in Africa. Bene, io mi chiedevo come mai questi che hanno un problema morte per fame, no, hanno questi gioielli di università che servivano per esempio agli americani. C'erano delle facoltà, dei settori, tra scuola di medicina particolarmente interessanti, per esempio la neurochirurgia, ogni anno venivano gli americani e compravano non il neurochirurgo, prendevano l'equipe e se ne portavano in California, perché con quello che pagavano in California questi 10 anni era un salario di 10 anni. Ovviamente l'India era arrabbiata del fatto che noi spendiamo qualità di formazione e poi gliela regaliamo agli occidentali. Piano piano è cambiato il mondo, sono voluti 30 anni, però adesso è il contrario. Adesso ci sono i fisici americani che vanno a bando, sono i chimici che vanno a bando, cioè le università non solo hanno fiorito, hanno portato frutta e hanno creato una realtà economica che attira capoccioli di mezzo mondo. Quindi il flusso si è rovesciato. Quello che tu stai dicendo presuppone intanto che la qualità della formazione. Sì, ma non solo questo, presuppone il fatto che la politica faccia intanto un'analisi come questa e che poi metta in campo gli strumenti che consentono al paese di ritornare a essere un paese che attira. Allora, l'ho raccontato l'altro giorno. Quello che ti ho detto per l'India vale per l'Iran, cioè, no? Cioè sì, gli iraniani, cioè, si sono. Ma ti racconto questa cosa perché mi ha colpito una trasmissione molto bella dell'amico di qualcuno di Sergio Nava. Radio 24, sabato mattina fa questa trasmissione sui giovani, bellissima, di ragazzi in giro per il mondo, una trasmissione molto poco piagnona, molto piena di idee, bene. Mi chiama qualche tempo fa un mio vecchio compagno del liceo che non sentivo quasi da allora, sapevo che faceva medicina, che era fatto, che era un professore dell'Università di Padova, eccetera. Mi chiama e dice, ciao, e ho mio figlio che è architetto, bene. Dice, sai, ho saputo che stai collaborando con Renzo Piano, è vero. Potresti magari, no? Io ho detto, guarda, io credo che sia un unico modo. Di a tuo figlio di mandare un curriculum allo studio di recita. Funziona così. E questo ho sentito era come un tradimento di un'amicizia. Capisci? Che ecco il problema, che non è la politica, riflette questo problema che è a monte. Cioè noi riteniamo, ed è una delle critiche che facevano questi ragazzi in giro per il mondo, della cultura italiana, quando gli dice qual è l'aspetto della cultura italiana, c'è un ragazzo che l'ha sintetizzato in maniera magistrale, ha detto che in Italia è più importante le conoscenze sociali che hai delle tue conoscenze personali, cioè non importa che tu sappia fare una cosa, la cosa importante è che tu conosca la cosa. Certo. No, che è vero. Certo. No, cioè tu dici, vai, perché conosci qualcuno alla BNL che mi fa un nudo un po' meglio? Così funziona.
cioè anche a me è successo, no? Qualsiasi cosa, conosci, ti devi comprare la macchina, conosci qualcuno che magari ti fa lo sconticino, ma questo è amplificato qualsiasi rete sociale, per cui è più importante, no? Che tuo padre possa fare delle telefonate, che tu abbia uno zio che forse funziona con la sanità. Se tu c'hai male, anche io lo faccio, io conosco un oculista, se io devo, ho bisogno di un oculista, chiamo un mio amico che dovrebbe dire, c'hai il problema dell'oculista, vai alla clinica oculistica e ti sarà fatto, no, siccome questo non succede, no, allora devi sperare che c'è un amico che conosce un oculista perché va, perché ti fa mettere davanti alla fila di questo anni e ti guarda gli occhi fino alla stai ponendo una, come dire, e questo è terribile. No, il problema della tua soluzione è una soluzione che passa attraverso generazioni, cioè non la risolvi semplicemente. Beh, intanto cominciamola a Dio. Sì. Cominciamola a Dio, cioè, tra di noi. Però mi pare che già si dica da parecchio. Perché... cioè il sistema clientelare di conoscenze cioè, è un sistema, la famosa rete, no? Alla quale tu ti appoggi, sulla quale ti appoggi per trovare un lavoro, per curarti un dente piuttosto che un'altra cosa, è come dire un modo tipicamente italiano e che è lo specchio di un paese, però mortifica la qualità, certo che mortifica la qualità. Però per cambiare questo meccanismo, cioè, non basta una norma di legge. Cioè, per esempio, il discorso iniziale sulla precarietà, questo secondo me è una cosa su cui io resto al di là di qualsiasi discorso su Renzi, non Renzi, per l'amor di Dio, vorrei votare su queste cose qua, però anche questo, io sono convinto che funzioni così. Io sono convinto che sia un danno per un giovane pensare che entri dentro un posto di lavoro e quel posto di lavoro non toglierà contro togli niente, nessuno, neanche se ammazzi tua mamma. Questo secondo me è un danno, ma un danno rilevante, mi spiego. E allora è su questo che vuol dire che bisogna che ragioni in maniera diversa, però se non cominciamo a dire, io lo dico, lo penso e so benissimo di quello che penso io, lo penso la maggioranza. No, io lo condivido. Perché poi quando tocca a tuo figlio, certo, se vorresti che poverino, certo, abbia la cosa. Ecco, dobbiamo anche noi, io faccio anche l'autocritica, perché se un genitore più sbaglio in certe cose, però ecco, io penso che dobbiamo anche capire che il futuro non sia più questa roba qua, che era pauperistica, era funzionale. Giustamente, per gli anni 50, 60 eravamo poveri, certo che ci voleva il lavoro fisso, perché era l'unica battaglia contro la povertà e la miseria. Sì, anche se, cioè, nel dopoguerra in qualche modo ci siamo trovati nella stessa situazione della Spagna del dopofranco, c'è una molla, no? Di reattività, di voglia di cambiare, di fare provinciale, sì, anche se provinciale, però comunque era benzina, era benzina, era motore, no? Sì. Dov'era? Sì. Però avevamo Dio, Marshall, poi tutti eravamo genovesi, finavamo, cominciare da Einaudi, e giustamente perché era quello, però non sapevamo neanche chi fossero gli americani. Gli americani per gli italiani erano quelli che ti davano gli antibiotici, la cioccolata e il ping pong, non mi ricordo. Guarda, jazz, non so se questo, sicuramente lo l'hai visto, lo senti, ma insomma non so se ti può tranquillizzare, ma tra i giovani questo meccanismo di apprezzare la qualità e non semplicemente l'amicizia, la conoscenza o la raccomandazione già funziona. Cioè io lo vedo per esempio nelle piccole iniziative che giovani cercano di mettere insieme o di fare, dove automaticamente si scarta quello che vuole stare lì o vorrebbe stare lì,
tanto perché no, deve fare qualcosa. Se fanno una compagnia teatrale cercano quello che sa recitare bene. Se mettono su una piccola, una pizzeria a taglio, cercano quello che fa la pizza bene, no? Cioè questo loro credo che lo abbiano, forse non tutti, ma lo abbiano cominciato a capire, nel senso che hanno cominciato a capire che poi con la qualità si vince. Ma tu ti devi spiegare perché l'ASL di Vicenza mette a concorso un po' da infermiere e ci vanno 3.000 persone. Perché 3.000. Il motivo è quello che dicevi prima. Perché uno va dalla Sicilia a Vicenza per fare l'infermiere, potrebbe essere anche cambio di gruppo, non sto dicendo che l'infermiere è poco. Sto dicendo perché vai a fare una cosa là, sapendo che poi sarà, se per caso ti prendo, sarà complicatissimo, che cosa fai, devi andare poi a vivere a Vicenza, credo sia, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Ma perché la spiegazione sappiamo bene qual è. E io entro dentro, no? Mamma Stato, no? Una volta che sono dentro lì, ho tutte le garanzie blindate per cui nessuno mi manda, anzi, ho anche dei privilegi che per esempio la nonna non sta bene, mia mamma, cioè anche lei non sta bene, quindi io devo ritornare e chiedo la mobilità, perché rientra tale garanzia che lo Stato mi dà. Quindi quello che vuoi non è lavorare bene, non è essere privilegiare nelle cose che fai, avere la migliore formazione possibile, essere appassionati realmente da questa cosa. Ma essere protetto. Ma essere protetto da una rete. E questo ancora funziona. Cioè, mi spiego. Cioè, perché se uno va a fare un referendum delle famiglie italiane, io penso che molto. Perché ancora ci sono tutta sta gente che va a medicina? È una cosa incredibile. Perché? Perché è uno dei mestieri che tu pensi, poi è latino anche questo, però io credo che Vox Populi risponderebbe che è una roba abbastanza garantita. Non il medico privato che si deve guadagnare i suoi pazienti, ma il medico ospedaliero che sta lì, che poi c'hai anche la clinica privata, vai via 2 ore prima, ora che ci stai al policlinico ti fai anche la spesa al CRAL e nessuno ti può mandare via che se bestemmi, eccetera, eccetera. Questa è la verità, perché se uno chiedesse ai sindacati CGL, CISL, una che se, per esempio, facciamo un esempio, un maestro di scuola che per la seconda volta è stato filmato, era già stato filmato, che massacrava di morte dei bambini. Treviso, non sto parlando del Gela, profondo sud, no, no, profondo nord, Treviso. Questo signore non può essere mandato via. Ora, mi pare che ci voglia, non so, un buon senso, perché non sei capace di fare questo mestiere. No, non lo puoi fare, semplicemente come mandare, non so, un timido a fare le pubbliche relazioni della FIA. No, non sei capace, basta. Se non sai paura a fare una telefonata, come fai a fare queste qui? Ma che sei bravissimo, probabilmente questo signore non è così sacco, che ha una pulsione nei confronti dei bambini e quindi forse è meglio che lavori a Roseto Comunale. Quella non è cosa sua, cioè. Vale, Roseto Comunale ce l'ha andata peggio, pota male. Perché abbiamo stabilito? E se io vado a dirlo, ma c'è la rivoluzione. Se uno dicesse, ci sono, quel tuo contratto di lavoro non è garantito. È garantito se sei bravo, ma non è garantito in assoluto. Questa è una cosa che, detta, tradotta in italiano, è una bestemmia. Soprattutto, diciamo, in una certa cultura, no? Una cultura molto più diffusa da sinistra, per essere esplicito. No, è trasversale. Trasversale. Però è una cultura che è basata su questa cosa, sulla difesa non di ciò che stai facendo, no? Non di ciò che stai facendo. Io penso,
il meccanismo. Certo, hai ragione tu che i ragazzi tendenzialmente aborriscono tutto questo. Perché se tu chiedi a un ragazzo, è più giusto, no, che tu guadagni di più se sei bravo o se o dipendentemente da quanti anni hai lavorato? Chiunque ti dice se sei bravo. Più sei bravo, più devi guadagnare. Cosa c'entra che, no, più sei vecchio, più guadagni.